Ciao a tutte e tutti, insomma, benvenuto, ve l'ho già dato a questa edizione straordinaria di un ibrido fra lo Zoom Club che facciamo tutti i mesi con le persone che sono nel club e un freelance camp online. Non è un vero e proprio freelance camp online come tanti che abbiamo fatto in passato, perché non c'è una scaletta di talk come tante altre volte. È proprio una conversazione aperta che non sostituisce il freelance camp dal vivo, perché non potrebbe mai, nessun freelance camp online sostituisce il freelance camp al vivo, ma quello lo faremo a settembre e spero veramente che saremo in tanti e tante. Il motivo per cui non abbiamo fatto il freelance camp a fine maggio, e avevamo pensato di farlo in questi giorni qui, c'era un'ipotesi di rimandarlo a ieri e oggi, di essere in questi giorni a Marina Romea, e poi invece alla fine abbiamo deciso che era meglio rimandarlo a settembre. Penso che abbiamo fatto la cosa giusta. Naturalmente mi dispiace tanto perché già un paio di persone ci hanno detto: ah, porca miseria, ho già un viaggio programmato per quel periodo. In realtà altri ci hanno detto: ah, bello, così riesco a venire. E insomma, mi dispiace per i primi tanto, e sono contenta per i secondi. Però veramente in questo momento non ci sarebbero state le condizioni per farlo con la necessaria serenità e con il giusto stato d'animo, perché immagino che da fuori si faccia fatica percepirlo, perché giustamente, come è nel naturale ciclo delle notizie, l'alluvione è abbastanza uscita dalle pagine dei giornali, se non quando si viene a sapere, non so, che tutti i soldi promessi in realtà ce n'è la metà e non si capisce da dove verranno né quando arriveranno, neanche chi lo spenderà, ma vabbè. E a parte questo, da fuori sembra che un po', insomma, le cose siano passate, non sono passate affatto. Qua la situazione è ancora in certi punti molto critica, e poi racconteremo meglio come. Le emergenze più forti sono state risolte, ma ci sono, per dirvi, a Faenza centinaia ancora di cantine e sottoscala seminterrati pieni di fango che devono essere svuotati. C'è ancora acqua con selice, la collina è tutta una frana. Quindi, diciamo, le strade un po' principali, quelle che dalla Via Emilia portano fino al Crinale, l'asfalto è libero. Però si viaggia, insomma, in mezzo alle frane, e quando ricomincia a piovere, e in questi giorni ha piovuto praticamente tutti i giorni, e non delle piogge normali, ma proprio il nubifragio, la bomba d'acqua, chiaramente tutti questi, insomma, discese di fango che stanno più o meno ferme in condizioni normali, iniziano di nuovo a colare fango sulla strada. E questa è un po' la situazione sulle strade principali. Poi ci sono ancora un sacco di case e di frazioni isolate. La situazione in pianura è, insomma, abbastanza critica ancora in certi posti, perché ci sono ancora campi coperti di un pacco così di fango, Ciao, ciao, buongiorno. ciao, in cui non si capisce quando si riuscirà a liberare la terra, ricominciare a coltivare, che cosa si è salvato, cosa no. Quando si va al mercato dei contadini, ci sono metà delle bancarelle, perché una parte degli agricoltori non c'ha più niente da vendere o è impegnata a risistemarsi le cose a casa, e quelli che ci sono hanno metà della roba. Chi gli sono andati a male gli asparagi, chi si sono fottute tutte le insalate, la frutta tutta rovinata, insomma, è abbastanza disastroso. A Marina Romea l'acqua è un po' merda, quindi diciamo che non sarebbe neanche stato bello andare sulla spiaggia e fare il bagno. No, fare il bagno non ve lo consiglio ancora in questi giorni, anche se i parametri, cioè, le analisi dicono che Marina Romea è tornata balneabile, però insomma, Marina Romea è abbastanza a nord rispetto agli Idi Romagnoli, ci arrivano il Lamone e più in alto il Reno. Casalborsetti, infatti, che è un pochino più a nord, è l'unica zona ufficialmente ancora non balneabile, però insomma, sulle spiagge ancora ci sono un sacco di robe che sono venute giù con la piena, e poi l'acqua tornerà a posto,
tornerà ad essere sugli standard dell'acqua dell'Alto Adriatico, che non sono le Canarie, ma insomma, ci si fa il bagno tranquillamente e volentieri. Però ecco, adesso io non mi ci tufferei. E poi ecco, a parte questo, siamo tutti abbastanza provati, chi più chi meno, non tutti per fortuna abbiamo avuto problemi diretti, però anche chi non li ha avuti, insomma, la condizione al contorno non è proprio quella che ti predispone a fare 2 o 3 giorni di festa. Magari avremmo potuto organizzare un campo volontari e andare tutti a pulire le cantine a Conselice, però ecco, l'organizzazione volontari è una roba abbastanza complessa. Io ho avuto per 10 giorni in ufficio il coordinamento dei volontari della zona di Ravenna e insomma non è una roba semplice. Ripeto, se qualcuno o qualcuna ha un weekend o anche un giorno o due fra settimana in cui ha tempo, ha voglia, energie da dedicare a fare un po' di volontariato fisico, non il volontariato digitale ma quello proprio nella fanga, ci sono ancora tutte le piattaforme per registrarsi e siete tutti benvenuti e benvenute, perché di lavoro da fare ce n'è. Quindi insomma, fatta questa un po' premessa generale, capite bene che in questa situazione non c'era né a testa nostra e né un po' le condizioni generali attorno per invitarvi, confermarvi l'invito e farvi venire qua. Non è neanche semplicissimo arrivarci, perché teoricamente la circolazione dei treni è stata ripristinata, però di fatto ancora muoversi in treno fra Bologna e Ravenna è un po' complicato. Dicono, si passa per Faenza, però poi se tu vai sul sito Trenitalia non ci sono biglietti in vendita e quindi non si capisce bene come fare per comprare, per arrivare, per venire. Quindi diciamo che non c'erano molto, abbiamo scelto di vederci a settembre e abbiamo scelto però naturalmente di dire ok, teoricamente la iscrizione al club durerebbe dal 1° di settembre al 31 di agosto, proroghiamo di un mese, quindi chi ha la tessera del club è dentro ed è già invitata al freelance camp, e chi non ce l'ha e vuole venire, in questo momento l'iscrizione annuale al club per l'anno 2022-2023 è in super offerta a 39 euro, e dentro ci sono tutte le registrazioni degli Zoom Club che abbiamo fatto da settembre dell'anno scorso a oggi, e quelli che faremo a giugno, luglio e agosto, e poi Silvia li dirà perché dopo io, quando presento, mi dimentico sempre le date e i temi, e naturalmente appunto il freelance camp in presenza di settembre, una delle nostre date classiche, una delle nostre occasioni di incontro, diciamo rituali, per ripartire in senso veramente molto ampio, e poi vi racconteremo dopo come. Dopo questa lunga introduzione, davvero, come funziona stamattina? Noi vi abbiamo dato un appuntamento per un paio d'ore, magari finiamo prima, va benissimo. Comunque, io chiederei, insomma, alle persone che sono online adesso, davvero, di alzare la mano, raccontare come siete stati in queste settimane, chi vive qua in Romagna, raccontare qualcosa di quello che è stata l'alluvione. Benissimo, chi vive fuori anche naturalmente abbiamo tutti e tutte la parola, e insomma basta, ho finito. Io l'ho raccontato in queste settimane nella mia newsletter, perché proprio avevo bisogno di tirare fuori tutto il magma di pensieri e di magoni che ho avuto dentro in questa situazione. E mi sembra un po', concludo in questo modo, mi sono ricordata molto che nel 2012, quando abbiamo fatto il primo freelance camp, è stato l'anno del terremoto dell'Emilia, e che io, insomma, naturalmente non ci riguardava direttamente, ma c'era nel mezzo Gianluca, che stamattina
Martina non può esserci, vi saluta tutti e tutte, gli dispiace molto di non esserci. E insomma, sono un po' rituffata all'indietro, a 11 anni fa, e mi sono resa conto di come, per quanto sentissi tanto il terremoto, sia perché comunque era vicino, sia perché coinvolgeva persone che mi erano molto care, e mi è capitata addirittura una volta, quando c'è stata la seconda scossa, io e Gianluca stavamo iniziando un corso insieme a Roma, un'edizione di Digital Update a Roma, e insomma abbiamo saputo della notizia e insomma mi ricordo bene lo stato d'animo di Gianluca in quel momento, la fortissima preoccupazione per cosa stesse succedendo a casa, e ho pensato che davvero, per quanto possiamo cercare di immedesimarci in una brutta situazione, in una catastrofe di qualunque tipo che succede lontano da noi, non è mai come esserci dentro. E questo, per fortuna, perché se avessimo lo stesso tipo di coinvolgimento emotivo per tutte le catastrofi che succedono ogni giorno in tante parti del mondo, non credo che riusciremmo a sopravvivere. Però davvero dentro e fuori è molto diverso. E proprio per questo ho apprezzato veramente tanto tutti i messaggi che ci sono arrivati, tutti i messaggi che mi sono arrivati da persone che non vivono in Romagna, che però hanno comunque manifestato la loro vicinanza, la loro preoccupazione, il loro affetto per noi. Però davvero questa cosa mi ha dato molto da pensare, perché quando ci sei dentro è diverso. In questi giorni guardo le immagini della diga esplosa in Ucraina e delle terre allagate, e insomma è diverso da come le avrei guardate un mese e mezzo fa. Quindi ecco, vi ringrazio davvero tanto di essere qui. A questo punto smetto per un pochino di parlare e do la parola a chi se la vuole prendere. Vai Angelo. Allora, io sono, come sapete, cioè come molti magari sanno, a Rimini, e noi siamo nella parte della Romagna che è stata graziata. Qui abbiamo due corsi d'acqua, il Marecchia e l'Ausa. L'Ausa, fra l'altro, è un torrentello che io ho sempre visto scorrere in fondo a un invaso cementificato, che ho sempre detto, esagerato, hanno fatto sta roba faraonica. Poi in questi giorni, cioè nei giorni brutti, l'invaso era completamente pieno d'acqua, e allora dici, ah, aspetta, forse l'hanno fatto bene sto giro. Noi siamo stati fortunati perché appunto sono state fatte delle opere fatte bene, si sono visti nei telegiornali il parco, il cosiddetto parco Marecchia, che era il fiume Marecchia, prima sfociava nel porto di Rimini negli anni 40, mi sembra. Poi è stato deviato un po' più a nord, e casa mia è fra il porto e il deviatore del Marecchia, quindi ero proprio nel mezzo. Però si sono viste foto del parco Marecchia, che quindi il vecchio alveo del fiume, è completamente allagato, ma in realtà è perché il parco Marecchia è proprio una zona golenale, quindi è fatta apposta per poter raccogliere degli eccessi d'acqua. E non appena l'acqua si è abbassata è tornato tutto perfettamente in ordine. Fra l'altro negli ultimi anni sono state fatte delle opere molto belle, c'è una piazza che si affaccia sul Porto Canale, con le scalinate, con le panchine scavate all'interno della collina che degrada verso l'invaso, in una struttura molto bella che fra l'altro ha vinto anche dei premi di architettura a livello internazionale. Come si è ritirata l'acqua è tornato tutto perfettamente a posto, quindi una volta tanto una roba che è stata fatta molto bene, e in più di recente è stato rifatto tutto l'impianto fognario a Rimini, che ha dato due vantaggi. Uno, l'abbiamo toccato con mano, c'è una grossissima vasca di raccolta sotto Marina Centro con delle condotte che buttano l'acqua a largo, e quindi è stata raccolta tutta l'acqua piovana lì dentro e smaltita verso il mare, perché il problema grosso è stato che nei giorni della pioggia c'era un fortissimo vento dal mare, e quindi il mare spingeva verso l'interno e i fiumi non riuscivano a scaricare. Quindi era una situazione
la peggiore che poteva succedere. E con queste condotte che sfociano a largo, l'acqua comunque è riuscita a smaltire, quindi noi sostanzialmente non abbiamo avuto alcun problema, se non qualche piccolo allagamento per qualche ora, quindi è tutto a posto. Qui c'è un'area un po' strana perché Rimini, vacanze, festa, ieri è finita la scuola, quindi comincia tutto la baronda e quindi c'è anche un po' di imbarazzo, perché la gente vuole barra deve lavorare e manda un messaggio positivo dicendo venite, state tranquilli, non c'è nessun problema, è tutto a posto, abbiamo pulito tutto, tutto in ordine. Però quando sai che a pochi chilometri da casa tua c'è gente che è ancora letteralmente nel fango, insomma, è un po' così, è un po' schizofrenica questa situazione. Non dimentichiamo, fra l'altro, che ci sono stati problemi anche nelle Marche Alte, Michela da Marchigiano lo puntualizza sempre, sì. Soprattutto sulla parte collinare, ci sono state frane grosse fino nell'Urbinate, quindi insomma... Sì. Situazione bella complessa e molto, molto ampia. Beh, come anche nell'Emilia. Sì, come tutto l'Appennino. Le direttrici da Forlì andando su verso l'interno, verso la Toscana, è un disastro, una via crucis di frane, di strade interrotte. Che forse sarà anche la situazione più complessa da gestire perché... Ci sono dei paesini, io vabbè conosco soprattutto quelli delle Marche o quelli dell'Emilia, che sono completamente isolati, alcuni addirittura ancora, o perché raggiungibili con una strada sola che è stata, diciamo, chiusa dalle frane, e tra l'altro non ci sono le condizioni di sicurezza per sistemarla, che è uno dei grossi problemi. E poi tra l'altro sono comunità magari così piccole che non riescono ad innescare, per esempio, questi meccanismi un po' virtuosi di sistemazioni, di visibilità, di aiuti esterni. Quindi secondo me adesso sarebbe interessante anche mettere l'accento, anche, voglio dire, noi che siamo, per alcuni versi, comunichiamo, siamo un po' più, diamo più visibilità alle situazioni, metterle anche un po' in evidenza, perché quelle saranno le situazioni più difficili anche da riportare, con il rischio dell'abbandono, che non c'è sicuramente nella costa, diciamo, no? Invece tutta una realtà che, io conosco un po' la situazione emiliana, tutta una realtà che stava invece sforzandosi, no, di riprendere vita. Per esempio, non so, immaginate tutto il Cammino degli Dei, cioè tutte queste iniziative che avevano rivitalizzato, no, tutto il discorso dell'Appennino, che adesso si trovano invece in una situazione completamente difficile e anche essendo comunità molto piccole, senza la possibilità magari di promuovere delle operazioni più grandi e che rischiano l'abbandono, insomma. Sì, aggiungo su questo che veramente ci sono tante micro realtà, e tantissime, che hanno problemi anche solo, non so, l'agricoltore che vive, che ha il suo podere, i suoi campi in una zona che non è più raggiungibile perché la strada è crollata, perché poi in alcuni casi le strade sono state coperte dal fango, ma in alcuni casi proprio il fondo stradale è collassato, e quindi non riesce né a vendere i suoi prodotti, né ad andare, non so, magari a portare i mangime agli animali. O, non so, mi raccontava mia sorella, che lavora in banca, di un suo cliente che ha la fabbrica in una zona che è difficile da raggiungere, è bloccata, quindi chi ci lavora non riesce a raggiungerla, lui non riesce a vendere. Allora, anche se lui non ha avuto danni allo stabilimento, di fatto ha l'attività economica completamente bloccata e quindi a catena le persone che ci lavorano, eccetera. Quindi, diciamo, ci sono, il problema grosso è anche la vastità del territorio interessato, perché per brevità si dice l'alluvione della Romagna, ma in realtà, come giustamente hanno ricordato Angelo e Michela, il fenomeno atmosferico estremo ha riguardato dalla collina bolognese alle Marche, e soprattutto su Bologna e sulle Marche è stato pesante per la zona appenninica, che davvero è in questo momento forse quella più danneggiata e purtroppo quella meno visibile. Sì. La cosa bella è vedere l'autoaiuto che sorge spontaneo. Cioè, io, sempre a proposito di fattorie difficilmente raggiungibili, ho visto gruppi di motociclisti
Ok, ragazze, tirate fuori gli enduro e andiamo a portare su fieno, mangime, via dicendo, perché c'è bisogno. Quindi dopo la gente si organizza. Può anche sta retorica del romagnolo che si rimbocca le maniche. Sì, siamo così, però dopo diventa quasi un alibi per qualcun altro, diciamo. Poi dopo 2 o 3 settimane di Romagna mio in giro se ne sente cantare di me, ve lo dico. Cioè, i primi giorni tutti belli carichi, endorfinici, e insomma, più passa il tempo, più... Sopravvento dopo. Insomma, arriva un po' lo stancone. E, diciamo, bello, è vero, questo è un posto dove non si è mai lasciato andare all'autocommiserazione nessuno, però, insomma... Non è che poi ce la caviamo solo facendo gli sboroni. Beh, poi forse adesso si cominciano a vedere anche un po' le conseguenze, no? Perché prima c'è l'emergenza che, come dici te, adrenalinica, che uno cerca di risolvere le situazioni immediatamente di sopravvivenza, e poi però uno comincia a guardare avanti e si rende conto che aziende in difficoltà, case... distrutte, tante attività ferme, la campagna, voglio dire, la Romagna è il frutteto d'Italia, insomma, nel senso, quindi anche a lungo termine ci sono delle problematiche, perché poi quando si rovinano questi frutteti ci vogliono degli anni prima di... Il centro di Ravenna si è salvato perché hanno deciso di allagare tutta una zona di coltivazione che si dice che prima di 3-4 anni non ritornerà a pieno regime, quindi è stata anche una scelta, e l'aver accettato questa scelta molto, molto coraggiosa. Sì, molte aziende hanno dovuto anche portare via gli animali, tante anche piccoline, perché non avevano proprio più il posto per tenerli in sicurezza, perché appunto con le frane dei terreni li hanno dovuti spostare. E poi Silvia ha fatto una cosa bellissima, Silvia, però raccontala tu, perché c'è anche il problema di molte cose artistiche che si sono devastate. Questa cosa è successa a Forlì, però ha partecipato la Silvia, quindi Silvia, raccontala tu. Io sono arrivata dopo e c'erano già tantissimi volontari, quindi non mi hanno presa. Io sono andata a Forlì, è una biblioteca arcivescovile che ha un fondo antico con delle cinquecentine, gli incunaboli, quindi, e vari libri che sono rimasti sommersi perché abbiamo dovuto fare un corso di formazione per poter andare a maneggiare questi libri. Paola, vedo che mette il cuore perché tu sei archivista, vero? Quindi abbiamo imparato un sacco di cose, tra queste che questi tipi di fondi antichi, la prima domanda che abbiamo fatto è perché erano nel seminterrato e pare che invece quelle siano le condizioni climatiche e di conservazione, soprattutto antincendio, migliori per questo tipo di libri. Comunque, questi libri sono trovati in una sala con 2,5 metri di acqua. Ci sono voluti quasi 10 giorni per riuscire a tirare via l'acqua e nonostante quello, comunque tutte le mattine rispunta fuori. Perché è vero che l'allagamento del campo, per esempio, dei campi prima del centro di Ravenna, hanno risparmiato l'esondazione del fiume in modo violento. Io abito sotto i fiumi uniti e quindi ho visto il fiume passare da 1,5 metri a 8,5 metri e ricoprire quasi completamente il ponte. Però le falde sono talmente piene che comunque quest'acqua continua a rispuntare da tutte le parti, per cui 2 giorni fa ha fatto un quarto d'ora di pioggia violenta e il centro è andato tutto sott'acqua. C'era l'acqua che aveva una parte del Borgo San Biagio e una parte del centro, comunque proprio delle vie, del passeggio, tra cui per fortuna i monumenti UNESCO hanno delle pompe, ognuno ha la sua pompa, perché sono tutti sotto il livello del mare, quindi quelli si sono salvati. Però, comunque 2,5 metri di acqua in questa sala, è stata drenata l'acqua, ma continua a spuntare fuori e soprattutto c'è 1,5 metri di fango, e questo fango viene tolto però gradualmente, non tutto in una volta, perché in realtà quelle cose che scopro, i libri sotto al fango si conservano bene, sono quelli che spuntano dal fango che invece ammuffiscono, quindi poi questi libri vengono tolti dalla protezione civile, passati ai volontari che li portano al lavaggio, gli si fa la doccia,
e poi vengono tutti imbustati, sottoposti a un trattamento col ghiaccio secco e poi congelati. E il primo giorno siamo andati, hanno fatto un carico di una cella frigo, perché la Orogel, che comunque quest'anno avrà molto meno stoccaggio, ha dato una parte dell'azienda per congelare i libri che siamo riusciti a salvare dal fango. La metà più o meno è andata nell'indifferenziata, non si possono portare neanche al macero. E il primo giorno addirittura il camion pieno e carico di libri ha persino forato. Quando uno dice ti dice male, esatto, ha forato il camion, quindi abbiamo dovuto trovare un altro camion. No, però è un'esperienza, e la cosa incredibile è che nonostante io abiti qui, nonostante comunque la mia zona si è salvata per 800 metri, perché 800 metri da casa mia l'acqua ha inondato comunque una parte del paese prima del mio, nonostante io vedessi le foto e riconoscessi i posti, perché comunque è la mia terra, poi mio padre è della zona del Forlivese, quindi conosco tutta la tratta tra Ravenna e le colline sopra Forlì. Quando sono andata a Forlì le prime volte, sono passata in mezzo a questi posti, cioè vederlo, nonostante siano i tuoi, quindi c'è tutta una serie di gradazioni, vedere comunque le persone che conosci che hanno perso tutto, è una cosa, è anche come cosa sinestesica. Quando sono andata là e ho sentito questo odore del fango, ci vado più o meno 2-3 volte comunque alla settimana, sto continuando ad andare, siamo 200 volontari e questa è la situazione pilota. Una volta applicate queste pratiche, poi andremo in tutte le altre biblioteche, perché ce ne sono tantissime sul territorio che hanno questo problema. Comunque, questo odore del fango è una cosa incredibile, è un odore che io non ho mai sentito nella vita, particolarissimo, che io continuo a sentire. Tipo, mi sveglio la notte con l'odore del fango, mi sento l'odore del fango, è una cosa che mi è rimasta, non so se sia una sorta di trauma. Non lo so, mi si è attivato un ricettore di questo odore e infatti continuo a controllare le cose quando torno, che sono tutta coperta di fango, metto le cose da lavare, lavo tutto, ma continuo a sentire questo odore di fango continuamente, non lo so. Paola, volevi dire? Quello che posso dire da Ligure è che questo è proprio un PTSD, cioè nel senso che noi abbiamo avuto tante alluvioni, no? Io 70, 83, 93, 91, 2011, 2021, il paese sopra il mio, Gravero, è abbandonato dagli anni 70 per una frana che non è mai stata più. Io da bambina appunto, l'odore del fango che ti rimane, ma comunque lo dico per tutti, cioè è veramente trauma questo, cioè da fare i gruppi, nel senso che una roba del genere esiste, insomma tanta letteratura, andate a cercare, comunque porta ovviamente a tutti, e pensate ai bambini e ai ragazzi, porta veramente i segni del trauma. Quindi l'odore del fango, quando l'hai detto, io ce l'ho nelle narici, non lo sopporto più, nel senso è una cosa che poi non è fango, è quella mota, è quella roba che non è fango. E quando è un odore tutto suo, perché non è l'odore del fango quando piove tanto e la terra, l'odore della terra bagnata. Cioè no, non c'entra niente, è proprio una roba di mota, non lo so. E poi anche quando si secca la polvere, che poi ti entra nel naso e comunque ce l'hai veramente addosso tutto il giorno, perché te la sei presa. Sì, no, io portavo la mascherina, perché comunque dal parcheggio alla biblioteca, che il fango è tutto seccato, si fa la polvere, passano in mezzo pesanti. È terribile. Però lì dura nella testa tanto tempo, quindi bisogna lavorare anche un po' subito, anche con questi momenti di condivisione, perché veramente è uno shock che avete subito, e che non si dimentica, e che appunto ti cambia il territorio, ti cambia le associazioni di idee. Io adesso quando piove ho paura, cioè nel senso, non è una cosa che mi piace, non mi piace il vento, non mi piacciono le piogge che arrivano dal mare, perché da noi sono quelle che arrivano dal mare. Quindi insomma c'è una cosa di veramente collettiva da condividere e da cercare un po' di sgranare prima che si incisti, perché comunque un'esperienza che tanti territori hanno condiviso, condividono, e purtroppo dovremmo anche un attimo allenarci a, come dire, sapere che esistono questi eventi estremi, anche se non hanno mai colpito il tuo territorio, non significa che non possano farlo. Io sono contentissima di questa cosa, spezzo una lancia per la Manfrediana, ci sono tantissime cose lì che spero che stiano
cercando con volontari come te di tirare su. E l'archivio di Stato di Genova, per esempio, una buona metà era stato spazzato via da... Tra l'altro, roba di Colombo, sì. A dirigere i lavori c'era Frati e Livi, che conoscerai. Frati e Livi si occupano appunto di conservazione, sono bolognesi, e dicevano che insomma questa pratica di congelare i libri, perché in realtà il fango li conserva se rimangono sotto al fango, però è che quando il fango viene a contatto con l'aria che invece... Sì, perché non c'è l'ossigeno dentro quel fango, quindi... Esatto. Ma hanno detto che stanno ancora scongelando e cercando di restaurare quelli dell'alluvione di Firenze. Quindi questi libri che noi adesso stiamo salvando, lo stiamo salvando per le future generazioni, forse. E comunque io ho visto buttare via delle cose che purtroppo non c'era niente da fare, che veramente è una cosa che spezza il cuore. Però, insomma, sì, da qualche parte si deve cominciare. Devo dire, la burocrazia è allucinante, perché per ognuno dei noi eravamo 200 volontari, poi facevamo i gruppi sempre più piccoli alla fine, perché ci voleva un carabiniere ogni 5 volontari. Ci voleva sempre almeno 2-3 persone della sovrintendenza e la protezione civile. Per quello c'è stato detto che si faceva una biblioteca alla volta, perché non c'era abbastanza personale, per esempio, né della protezione civile, né comunque della sovrintendenza, per riuscire a fare tutte le biblioteche contemporaneamente. Quindi si va ad agire quando il fango si ritira e questi rimangono fuori dal fango. Paradossalmente gli altri, finché il fango c'è, li lasciano lì. Sì, c'è un tema molto forte di... Dobbiamo organizzarci con delle regole un po' diverse, che non significa necessariamente più lasche, però effettivamente in queste situazioni, cioè, io penso uno dei problemi di quello che è successo nelle settimane scorse è stato l'enorme estensione del territorio interessato, dove veramente, nonostante siano comunque arrivati tanti mezzi, tanti aiuti anche da fuori, non si sa da che parte farsi, cioè non è che si può fare tutto contemporaneamente, però a volte, cioè in molte situazioni, le regole hanno complicato molto anche l'azione dei volontari. Da parte dei volontari, delle persone volontarie, non sempre c'è stato anche l'accortezza di entrare nelle situazioni nel modo giusto. Cioè, la maggior parte delle persone sono state bravissime, encomiabili e generosissime, però c'è stato, come era inevitabile che succedesse, anche magari qualcuno che, preso dall'entusiasmo, è entrato nelle case delle persone senza chiedere il permesso, o con persone traumatizzate da quello che gli era successo. Cioè, ci sono a volte anche delle situazioni in cui devi stare attento a come ti muovi. Le persone che sono state colpite in certi momenti avevano forse più bisogno di fermarsi un momento ed essere ascoltate. A me è successo, io sono andata qualche volta a dare una mano, a spalare del fango, a svuotare, e in certi momenti mi rendevo conto che ai padroni di casa faceva meglio che qualcuno si fermasse di fianco a loro e li facesse parlare per 5 minuti, e insomma. E in realtà a me è capitato, voglio dire, davanti a una signora che si era messa a piangere, commossa, e che ci stava ringraziando, veramente, cioè io molto, mi è proprio salito dal cuore, le ho detto: guardi che a me aiuta di più a me di quanto io possa aiutare voi, perché davvero quei giorni lì io sentivo che se non andavo a fare qualcosa diventavo matta. È stata proprio un'esperienza, penso, segnante per chiunque, a qualunque livello di coinvolgimento. Io ho la parte, premetto che sono stata fortunatissima, che ho parte della famiglia in tutte le province colpite, Cesena, Forlì, Lugo, tutti nella parte più alta del paese, perché alla fine è quello che ha fatto la differenza. Però io sono in questo punto che ho la ferrovia da una parte, la secante dall'altra e l'ospedale un po' più in là. I primi giorni, e mi tremano ancora le mani a pensarci, eravamo come durante il lockdown, silenzio, tantissimo silenzio,
Elicotteri. E solo elicotteri, solo elicotteri. È una roba che... E ho la parte di trauma che dice che la pioggia mi fa paura ora. Anche ieri è piovuto mezz'ora, ma è piovuto a secchiate e ti viene ansia, che prima non era così. E anche a parlarne, ne parlavo con la Susan, che poi sta a Londra, ma ha una parte di famiglia modigliana, e già con lei dicevo... Adesso ci parliamo dicendo pre-alluvione e post-alluvione. Abbiamo già la scansione del tempo così. E fa impressione, perché non penso, cioè, io sto a 15 chilometri dal mare, che in una vita vedessi un nevone e un'alluvione, mai l'avrei detto, mai nella vita. Come diceva, che non sarà l'ultima volta, temo. Nel 2021, cioè, ci sono state alluvioni in Germania, sono stati 110 morti, mi sembra. Cioè, hanno interessato un territorio ancora più grande, ma noi, cioè, per quanto ci abbia fatto impressione, non ce ne siamo accorti. Non ci capiterà mai. Non ci capiterà mai. Cioè, noi siamo stati tanto... Cioè, io avrò detto decine di volte, ma per fortuna che da noi questi disastri qua non sono mai successi. Io, per dire, nel mio piccolo, ogni volta che faccio la spesa prendo una caterva di scatolette che non ho mai comprato prima di adesso, perché invece durante proprio il picco dell'alluvione, dove abito io, siamo rimasti isolati per 4-5 giorni, perché abito vicino a un fiume e comunque avevano chiuso tutti i ponti e tutte le strade intorno, i supermercati erano vuoti, perché comunque le persone, perché i camion non arrivavano a scaricare, le persone, pensando adesso rimango chiuso in casa per un po', hanno giustamente svuotato il supermercato, e noi ce la siamo vista brutta. Abbiamo detto, adesso per fortuna avevo il freezer pieno di surgelati, perché comunque da brava mamma single sempre i surgelati pieni. Ma poi Lara mi dice, ah, dai, io sono senza luce, per esempio, perché dove lei è stata senza luce per un paio di giorni. Va via la luce, si scongela tutto. Infatti si sono viste anche le scene dei volontari che facevano queste grigliatone immense. Perché? Perché le persone avevano la carne che andava male nel freezer. E quindi anche solo fare la spesa. Adesso tutte le volte che faccio la spesa dico, va là, prendo 2-3 scatolette in più, perché se mi risuccede, se mi va via la luce... Comunque anche sì, solo... Sì, via. Io ho anche degli amici che adesso fanno sempre... Ma mi viene anche da piangere. Si preparano lo zainetto, quelli che sono stati colpiti. Sì, ce l'hanno sì. Sempre in casa pronto per la fuga. Infatti io prima gli stivali da pioggia, quelli di gomma, li tenevo in cantina, adesso li tengo in camera, da letto. Cioè, sono piccole cose che però ti fanno capire che effettivamente c'è... Cioè, anche a me, anche lì Lara ha insegnato, che ha detto, io ho messo da parte 30 litri d'acqua. Io non ho neanche le bottiglie da riempire, perché bevo l'acqua del sindaco. Non ho, io avevo un secchio. Stop. Ma sì, ma finiremo a bere la nostra urina. E quindi... No, anche noi che beviamo sempre l'acqua del rubinetto, a un certo punto abbiamo riempito tutte le brocche che avevamo in casa. Sì, anche io ho riempito le brocche, da lì ho riempito tutte le bottiglie che avevo in casa, perché ho detto, e se poi l'acqua, perché poi magari, cioè, ci sono i controlli tutti i giorni, però magari te lo bevi nella mezz'ora in cui arriva. Niente. Magari l'acqua. Vi racconto, cioè, forse io vivo nel paese degli unicorni e degli arcobaleni, però Castel Bolognese è stata colpita 2 volte dall'alluvione, quindi la prima, una piccola porzione che ha colpito alcune abitazioni e la via Emilia. E come ha detto il sindaco, quelle sono state le prove generali dell'alluvione successiva, perché se nella prima parte ha colpito il 20% delle abitazioni, nella seconda è stato colpito il 70% delle abitazioni. E la cosa che a me ha stupito è il senso di comunità, però. Cioè, in questo contesto, quello che ha fatto tantissimo la differenza è il senso di comunità, a partire dalle persone singole fino all'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale ha fatto col sindaco un lavoro veramente encomiabile prima, perché hanno iniziato con un gruppo WhatsApp
avvisare le persone, a chiedere alle persone iscrivetevi al gruppo WhatsApp perché daremo lì tutti quanti gli aggiornamenti, e siamo stati fortunati che non abbiamo avuto problemi di campo, nel senso che la linea telefonica ha sempre funzionato. E la cosa che mi ha colpito molto, io vabbè, sono stata non fortunata, credo miracolata, perché si sono allagati i garage a 50 metri da casa mia e io non ho avuto niente. Persone, ragazzi, il senso di comunità dei ragazzi giovani. Persone che avevano la casa allagata, che ce l'hanno avuta allagata la prima volta, ce l'hanno avuta allagata la seconda volta, hanno spalato, come si dice qua, la grossa casa loro, e poi sono venuti qua, che c'era il centro di coordinamento dei volontari, e si sono occupati di fare il coordinamento dei volontari. Quindi quando ragazzi di 22, 23, 25, 30 anni si mettono lì, una chat con il sindaco, con l'assessora alle politiche sociali, e si decide giorno per giorno quello che c'è da fare. Si mettono in fila, le richieste delle persone, perché i vigili del fuoco e tutti gli altri enti non riuscivano a gestirle. Si mettono in fila i volontari, quindi le disponibilità dei volontari, si gestiscono i materiali, e senza avere una formazione per farlo, senza sapere che cosa stai facendo, ma costruendolo giorno per giorno. E questo, secondo me, è quello che ha fatto la differenza, è quello che fa la differenza anche, cioè quanto fai parte di una comunità ti dà la differenza su come puoi elaborare una cosa del genere. Mercoledì sera parlavo con una ragazza di Conselice che mi raccontava appunto che hanno dovuto mettere i carabinieri davanti al comune perché le persone volevano linciare la sindaca, perché Conselice è stata allagata, come se fosse una responsabilità individuale della singola persona. E io ho visto che chi riesce nella comunità a fare qualcosa e a allargare lo sguardo, no, rispetto alla propria situazione, elabora la cosa, riesce in qualche modo a elaborare la cosa e a non fissarsi solo su quello che hai perso tu, come se fosse il tuo unico, come se la disgrazia fosse solamente tua. E non lo so se è una cosa di rispetto, è irrispettosa, se è... Però a me ha colpito molto, i giorni dopo l'alluvione era la sagra del paese. Noi abbiamo una sagra che è la Pentecoste, che cambia tutti gli anni, e si doveva festeggiare. I ragazzi il giorno stavano a spalare fango, la sera abusivamente si sono messi lì, hanno preso il loro bello striscione, hanno allestito una festa in piazza, e si andava con gli stivali sporchi di fango a festeggiare. A festeggiare cosa? Non ve lo so dire, forse il fatto di essere vivi e di poterla raccontare. E forse c'è anche chi ha bisogno di dire, ok, questa è una disgrazia, questa mi è capitata, in qualche modo si andrà avanti. Probabilmente non c'è tutto il peso, no, dei sacrifici di una vita che hanno persone più adulte. Sicuramente persone più adulte che si trovano, no, la casa devastata dopo che hai... Quello doveva essere il tuo porto sicuro. Magari i giovani questo carico emotivo da gestire non ce l'hanno. Però comunque ci sono un paio di persone che hanno perso la macchina, la casa completamente alluvionata e magari anche il lavoro. Perché... il fango ti ha portato via l'ufficio, gli attrezzi, le cose che utilizzavi per lavorare. È un'altra prospettiva. Secondo me quello che fa la differenza è la comunità, davvero.
Sì, aggiungo a quello che ha detto Lara, anche io vedo da una parte persone che reagiscono o comunque interessandosi, cioè provando ad applicare empatia in qualche modo a quello che succede agli altri. Lo puoi fare in molti modi, lo puoi fare facendo delle ore di volontariato se vuoi, facendo delle donazioni o semplicemente cercando di aiutare a smistare le cose. E invece ci sono persone che vedono solamente il proprio, cioè non lo so, qui per molti giorni quando Fornace Zarattini era allagata, in tutta Ravenna, soprattutto nella zona verso Fornace Zarattini, soprattutto la mattina c'era puzzo, la puzza del fango, la puzza dell'acqua stagnante arrivava in tutta Ravenna, benissimo, ti piace, no? In certi momenti prendeva la gola, ti veniva la nausea. Però ti devi lamentare per la puzza, ma vai anche un po' a fanculo. Cioè, c'è la gente che c'ha l'acqua in casa e la puzza non è bella, le zanzare, siamo pieni di zanzare, dan fastidio a tutti, però, santo cielo, un po' di misura. Cioè, non è che ti puoi mettere a chiedere che il comune, la prima cosa che faccia sono le disinfestazioni delle zanzare, ma per carità, cioè faranno anche le disinfestazioni anche delle zanzare. Un po' di senso della priorità. Cioè questa cosa ce l'hai se hai se ti senti comunque parte di una comunità, se guardi le cose con uno sguardo un po' più allargato rispetto al tuo cortile, se no veramente l'unica cosa che ti importa è che non ti entri l'acqua nel tuo cortile. Sì, anche tanti commenti per esempio si vedevano, io ho frequentato pochi social in quei giorni lì perché i discorsi in generale mi davano fastidio, sia i discorsi delle persone che magari dicevano oh finalmente piove per esempio mentre io sotto a trauma tutte le volte che piove, e, sia i discorsi, le polemiche in generale, però mi sono dimenticata cosa volevo dire. Che le persone dicevano meno male che Ravenna si è salvata, ma Ravenna non si è salvata, cioè il fatto che il centro non abbia visto l'acqua non vuol dire che sia salvata, cioè la provincia di Ravenna è la seconda provincia più grande d'Italia dopo Roma, quindi comunque tutta secondo questa devastazione che c'è stata tutti intorno, non è che vuol dire che solo perché il centro non è, che il centro poi di Ravenna sono quanto sarà un chilometro quadrato? Cioè, solo perché quello si un po' di più, però, insomma, non è che Ravenna si è salvata. La parte urbana del comune di Ravenna, tranne il quartiere di Fornace Zarattini, è rimasta all'asciutto, come è rimasta all'asciutto il centro di Forlì o alcune zone di Faenza, ma Ravenna come comune, cioè, giustamente è andato sotto di quel poco. Sì, è andata sotto anche una gran parte d'Italia che se ne renderà conto quando andrà a comprare le pesche fra un mese, per esempio. Sì, è un'altra cosa inquietante. Avevo condiviso una storia su Instagram qualche giorno fa. È la montagne di rifiuti che trasportano e continuano ancora a trasportare in alcune zone della città che dopo devono essere smaltiti, e anche quello, ragazzi, vederli spezza davvero il cuore. E poi si pensa alle conseguenze anche, no? All'impatto ecologico che ha avuto questa cosa. Perché non è che fai la differenziata quando svuoti le cantine, diciamo un po'. No. Ale, invece io rispetto a quello che hai detto tu, invece io ho avuto degli amici che li guardavo, diciamo, voi siete fuori di testa, con dei problemi ovviamente lievi rispetto ad altri, no? Perché tanto, cioè, non è che si fa la gara, io ho avuto meno, però che ci dicevano no, ma stiamo bene, avevamo 30 centimetri di fango in casa, tutto bene, adesso puliamo. Sì, andate da altri ad aiutare, noi qui ce la caviamo. Invece ci ha messo 2 settimane per ripulire tutto e hanno buttato anche loro una svalangata di roba, però dai, si rincuoravano del fatto che comunque gli era andata bene, no? Nonostante avesse... No, quello anch'io. Alcuni, un contadino al mercato che gli chiedevo, perché adesso quando vado a comprare qualcosa al mercato chiedo sempre da voi come è andato, così no, ma noi bene, dai, abbiamo avuto un metro d'acqua in casa ma è andata via subito, il campo è quasi tutto a posto, quindi dai, a noi è andata bene.
Sì, e comunque come anche da mio marito. È andata bene. È vero, anche da mio marito in azienda, che non so, anche quella un mistero. Loro per 2 giorni non sono riusciti proprio ad entrare perché c'era l'acqua fino alle ginocchia nella loro strada, quindi noi pensavamo l'azienda è andata. Invece no, cioè c'era acqua, 20 centimetri, ma zero fango, perché evidentemente era una zona in cui l'acqua era venuta fuori solo dai tombini e non... Vabbè, insomma... Ce n'è per tutti i gusti. Qui a Cesena è andato sott'acqua l'Ipercop, un centro commerciale. Qui è andato sott'acqua tutto il parcheggio sotto e anche il primo piano. Ieri hanno cominciato a tirare fuori la roba mandata a male dentro. Quindi fuori c'è questa catasta che quasi lo rende invisibile l'Ipercop dietro. E la cosa poco gradevole, il comune dall'altra parte che ti comunica che dopo parte con l'operazione di deratizzazione nei luoghi dove hanno accatastato il materiale. Ma le zanzare, ma il problema sono le zanzare. Ah, sì, quelle cose che nei film non si vedono, no? Tutte queste anche cose collaterali, tipo che sono venuti fuori gli ordigni bellici della prima e della seconda guerra mondiale, tirati giù dalle frane o... tirati fuori dai campi perché i partigiani li avevano seppelliti, o le malattie che si portano dietro, gli animali che esplodono gonfi. Cioè, sembra di essere veramente una brutta puntata di Black Mirror, brutta forte. Beh, noi per esempio qui a Rimini abbiamo visto quello che è arrivato al mare, cioè in questa zona qui dove abita Angelo, essendo vicino ai fiumi. E io una volta sono andata a camminare in spiaggia la mattina e praticamente c'erano, che le avevano già catastati, poi tra l'altro dei palazzi di legna, roba arrivata di tutti i generi, ma di una ampiezza, spiagge completamente coperte di alberi, immagino secolari, perché di dimensioni incredibili. E quindi anche qui, che non ho visto comunque tutta questa situazione, solo la percezione di tutto quello che è arrivato mi ha dato l'idea. Adesso, per esempio, chiaramente dopo loro hanno lavorato tantissimo, hanno portato via tutto, però io che sono andata proprio in quei giorni lì, era pazzesco, cioè sembrava, non finiva mai l'arrivo di questo materiale, legno, plastiche, cioè è arrivato di tutto chiaramente poi qua giù, insomma. Quindi anche vedendolo alla fine del percorso mi è sembrato una roba enorme, quindi immagino, cioè, non riesco ad immaginare quello che possa esserci a monte, insomma. Siamo andati giù verso Ancona, c'è un tratto dell'autostrada quando svalichi e sotto vedi la città, c'era il mare blu e poi c'era una striscia marrone che marrone, il fiume che sfocia e quindi continua a venire giù roba dai monti. Io che sono a San Benedetto del Tronto, l'acqua è marrone, ancora oggi è completamente marrone, quindi... si capisce quello che è successo anche solo guardando quello. Sì, quello che è successo a monte, insomma. Poi come girava l'altro giorno su Facebook, qui il mare non è mai stato una gran bellezza, quindi dai, sembra però, che sì. Angelo, io vi faccio vedere, io sono a Cesena e vi posso dire che San Rocco è lì. È lì, quelle strade in mezzo agli alberi, lì c'è San Rocco. Io sono stato fortunato e ancora oggi ci sono quelle che noi diciamo in Romagna dal cadassi, cioè dei cumuli di mobili, e quello che vedo è la gente che gli hai sventrato la casa e gli hai messo in mostra tutto quello che avevano, non è che nascosto o collezionato o che avevi messo via, e il carico emotivo è anche quello, cioè che dal tuo garage ti hanno tolto il tuo intimo, quello che collezionavi, quello che tenevi lì, quello che mi servirà una volta, vedrai che i comodini della nonna, le madie, tutto buttato all'aria, tutto sporco di fango, tutto uguale, perché censurava tutto, però te l'hanno portato via, cioè dai tuoi garage ti hanno tolto tutto, lascia la macchina, ma la macchina magari l'hai appena cambiata, disastro, però, oppure era quella di... E vedere andare in giro per le strade, non passavano le macchine in alcune strade. Finché non sono venuti coi camion a prenderli, non si passava in alcune strade. Qui c'erano delle strade interamente bloccate dai rifiuti. E quello che diceva Chiara prima, all'Ipercop adesso stanno letteralmente... Il parcheggio è coperto prima degli arredamenti, adesso del cibo.
o quello che comunque stanno salvando. Però quello che vedo, che dicevo prima, certa gente non voleva che gli si entrasse in casa. C'erano degli anziani che non si fidavano e dicevano, te chi sei? E effettivamente io ho avuto la fortuna, scusate il termine, però sono andato a casa di amici, di tre amici diversi. Però era un po' difficile andare da uno, hai bisogno e qualcuno ti entra in casa, ti va nello scantinato, ti va nel garage, ti va nella cantina, vicino al Savio, ti dà una mano, però non sai chi è. Lascia che sia il ragazzino, però effettivamente, oppure dici, ah, io ho un generatore, ok, va bene, però degli anziani che hanno detto, ah, vedrai tra 6-7 mesi i furti. Insomma, queste cose qui mi hanno riportato a una sorta di stato di guerra. Però sì, il carico emotivo secondo me è anche proprio quello che ti hanno tirato fuori di casa, che mi ha sconvolto di più. Oppure i ragazzini, io ho una figlia di 17, una di 13, che sono andati fuori a spalare. Un pomeriggio mia figlia mi ha detto, babbo, ho un compleanno, a 13 anni, questo devo dire, non andare. Sono andati, avevano un compleanno dall'altra parte della città, eravamo lì a spalare del fango. Non so, è strano, c'è una tensione strana. Scusate. Io mi attacco, no, non ti devi scusare di niente, io mi attacco a questa cosa che hai detto, che abbiamo le cantine e garage pieni di roba. Ecco, magari chi è stato più fortunato, comodino della nonna, regaliamolo a una nonna che non c'ha più comodino. Ecco. Solo questo. Vabbè, quello c'è. Ale, passiamo al punto 2. Ma sì, dai. No, e solleviamo un po' gli animi, via. Dai, solleviamo un pochino gli animi. Scusate questo, appunto, avervi riversato addosso tutti questi racconti. Però, insomma. Scusate, io volevo intervenire per dire che da volontaria mi hanno offerto sia il vino che un gin tonic dopo. Volevo solo dire questo, così appunto vi agevolo il passaggio verso qualcos'altro. Ah, c'è questa leggenda. Volontaria castelbolognese, vorrei sottolineare. Il vino a castelbolognese, poi dovevo guidare ma ne ho preso due dita perché non potevo dire di no a romagnolo, e a Faenza un'altra volta hanno preparato proprio gin tonic, cioè sul balcone, sulla finestra, eravamo 50 persone per una catena di secchi, e niente, mi ha proprio fatto ridere, cioè la cosa romagnola, lo stereotipo, quello bello appunto di comunità e la festa che diceva Lara prima, e poi vabbè l'accoglienza a Castelbolognese da appunto ragazzi molto più giovani di me, fantastici veramente. Sì, la parte catering è stata gestita molto bene, come da tradizione, quindi questo anche a noi sono arrivate. Non so, anche i ristoranti, io la prima domenica che sono andata a spalare sull'Una è passato questo camioncino dell'Artibus, che è un ristorante che sta da Carpinello, e ha detto quante paste avete bisogno, e hanno tirato fuori questa pasta impasticciata, questi gnocchi impasticciati strepitosi, e hanno distribuiti a tutti, top. Quello, più il vino che usciva fuori dalle case, naturalmente, per tutti, è stato molto... Ho passato una notte in cantina perché l'unica acqua che ho visto io mi è venuta su da sotto, e perché nel palazzo del 58 l'idrovora non era ancora vista come necessaria, invece. Però il mio vicino giustamente usa la cantina per quello per cui dovrebbe essere usata, formaggio e vino. Quindi siamo stati dalle 2, perché la piena era prevista per 1:30, siamo stati dalle 2 alle 5 in cantina a bere del vinello. Io e i miei due pensionati dei piani di sotto. La tua idea di svuotare la cantina è quella, dillo. Ti posso sacrificare. Dopo non sei andata a salvare le scarpe. Io tengo le scarpe di sotto. No, va bene, passiamo allora al punto 2 dell'ordine del giorno. Il futuro del freelance camp. Il futuro del freelance camp è legato al fatto che appunto noi siamo nati come iniziativa gestita in modo totalmente spontaneo e privato
E poi chiaramente la cosa, come tutte sapete, è cresciuta, sono arrivati più eventi, sono arrivati sponsor, è stato una cosa che alla fine avevamo bisogno di gestire e negli ultimi anni l'abbiamo, diciamo, ne abbiamo appaltato la gestione a Digital Update, quindi parlo come co-founder del Freelance Camp e non come socia e co-founder di Digital Update, e, perché per Digital Update è stato, come dire, una sorta di side project che forse magari se ci avessimo lavorato in modo diverso sarebbe potuto crescere di più, non l'abbiamo fatto, è andata benissimo così. È comunque rimasto e cresciuto come una comunità veramente molto, molto calda e molto gratificante, che ha dato e continua a dare tantissimo a chiunque ne ha fatto parte. Adesso Digital Update è uno snodo, diciamo, che riguarda le sue attività e il suo... e le cose che faremo, e quindi sia per questo motivo, sia perché comunque era giusto e corretto che fosse così. Alla fine il Freelance Camp non è un progetto profit, non è un ramo d'azienda, è un'iniziativa, è una comunità che cresce, e quindi ci siamo chiesti come dargli una forma e una struttura per continuare a portarlo avanti. Se c'è la volontà di farlo, che mi sembra che ci sia. E abbiamo quindi deciso di costituire un'associazione, di cui abbiamo depositato pochi giorni fa, nel mezzo dell'alluvione, lo statuto. E per fare un'associazione ci vogliono 7 soci fondatori, e siamo io, Miriam, Gianluca, Silvia, Simone, Angelo e Michela, e l'associazione prenderà in carico tutta la gestione del Freelance Camp da dopo il Freelance Camp di settembre, cioè quando si chiude l'ultimo anno di gestione Digital Update, tutto diventa associazione a cui naturalmente vi invitiamo a far parte, vi invitiamo ad associarvi, invitiamo a partecipare alle attività. Sarà un'associazione vera, cioè una delle cose, quando si fa un'associazione c'è sempre qualcuno che ti dice: ma è un'associazione vera o è solamente un modo per gestire l'aspetto fiscale? Cioè è un'associazione vera, nel senso che adesso i soci fondatori e quelli che saranno nel primissimo comitato direttivo, non mi ricordo più neanche come si chiama l'organo, siamo noi fondatori. Però voglio dire, io ho detto da subito, se poi cioè io non è che voglio stare nel consiglio direttivo del Freelance Camp a vita, un po' perché non sono neanche più una freelance da un sacco di anni, non so se ve ne siete accorti, cioè io ho fatto la freelance per tanti anni, poi contemporaneamente sono stata socia di Digital Update, adesso sono co-founder e socia di Palabra, ma in realtà il grosso della mia attività, cioè io adesso non faccio più consulenze da freelance, io non sono più una freelance proprio, per statuto mio, e quindi è anche un po', mi fa anche un po' ridere, cioè so di essere la madrina ufficiale del Freelance Camp e lo sarò sempre, però magari... c'è tantissimi, ci sono un sacco di freelance in giro che possono essere più rappresentativi di me di un'associazione di questo tipo. Però, voglio dire, ci tengo, come ho detto e scritto tante volte, il Freelance Camp penso sia uno dei progetti che ho contribuito a creare nel corso della mia vita professionale di cui sono più orgogliosa. Voi tutte e tutti che siete qui vi potete immaginare il perché. Penso che in questi anni abbiamo generato tanta di quell'energia e connessioni positive che, voglio dire, avessi fatto solamente questo nella mia vita, direi, boh, brava, un pochino ce l'hai fatta. Molto povera ma felice. Muoio povera, però, ecco. Poi in realtà ci hanno pensato gli altri progetti a farmi diventare milionaria, quindi vabbè, insomma, a parte le mie cose personali, appunto il Freelance Camp è associazione, diventa associazione,
e che diventi associazione significa che cosa e quante cose facciamo, come le facciamo e come le gestiamo, lo decideremo insieme, insieme alle persone che ci saranno. Quindi, diciamo, settembre sarà la fase costitutiva del nuovo corso del Freelance Camp, e dove si preparerà, inizieremo a raccogliere, partirà il tesseramento 2024, quindi le tessere diventeranno annuali da anno solare, perché questo semplifica molto la vita di chi deve sbrogliare le questioni amministrative, fare i bilanci. Sarà un'associazione molto, molto pura e molto leggera, nel senso sarà un'associazione che non fa attività economiche particolari fuori dalle cose che organizza per i soci. Quindi i camp saranno per chi è socio, e la tessera costerà, come è costata il primo anno, la tessera associativa del club, quindi 60 euro l'anno, 5 euro al mese. Naturalmente il tesseramento 2024, che partirà a settembre, vale fino a settembre 2023, varrà per gli ultimi mesi del 2023, per tutto il 2024, e dentro ci sarà tutto quello che da volontari riusciamo a farci stare dentro. Quindi il nostro progetto iniziale, come diciamo primo anno di gestione, quello che pensiamo di riuscire a fare sarà continuare a vederci grosso modo una volta al mese, magari nei mesi estivi un po' di meno, attraverso quello che fino adesso sono stati gli Zoom Club, cioè trovare un tema per ogni mese, tranne magari i mesi in cui ci incontriamo dal vivo, per fare un workshop di formazione aperto a tutte le persone associate e discutere, vederci, chiacchierare insieme nelle stanzette, come faremo fra poco. E poi organizzeremo un evento in presenza anno, dico uno nel senso al minimo, almeno uno organizzato dal Freelance Camp, diciamo, centrale. E la cosa che speriamo che succeda, e che in parte in questi anni è già successa, è che voi organizziate, vi mettiate in piccoli gruppi e cominciate a organizzare qua e là per l'Italia, in giro per l'Italia, dei freelance camp locali. Quindi c'è il gruppo Triveneto che vuole fare il famoso freelance camp Dolomiti, di cui ogni tanto abbiamo parlato in passato. Vai, io sono la prima a partecipare. Qualcuno in Piemonte, qualcuno in Toscana, qualcuno in Sicilia o in Liguria. Fantastico. Ci sarà una specie di... vedremo di mettere in piedi, di elaborare, di rielaborare, perché poi molte cose le abbiamo già fatte anche in passato, una specie di playbook, di quaderno delle istruzioni per chi vuole invitare altri freelance a incontrarsi e a discutere insieme e a conoscersi. Ci sarà bisogno anche di un po' di lavoro volontario da parte dei soci e delle socie per condividere la gestione di alcune attività minimali, tipo la newsletter. Cosa sarà la newsletter? Chiaro che finché Digital Update gestiva la cosa, la redazione di Digital Update era in parte, diciamo, impegnata nel fare le meravigliose newsletter, fare tutti i post sui social, raccogliere le interviste, pubblicare le interviste. Magari ci saranno un po' meno di queste cose, perché queste cose richiedono un impegno continuativo. Allora, se c'è qualcuno che ci mette un pochino di tempo a disposizione, benissimo, ci si organizzerà in modo agile e leggero. Però appunto quello che faremo insieme dipenderà da tutte le persone che sono dentro l'associazione. Basta, l'ho detto. Poi tutto il resto, appunto, ne parliamo, ne possiamo parlare oggi, se qualcuna degli altri soci fondatori vuole aggiungere delle cose, benissimo. Essendo un'associazione aperta, la discussione è aperta e il futuro è... Aggiungo una cosa, che in questo passaggio quello che ho visto è di tornare allo spirito con cui siamo partiti, no? Quindi a volte crescere vuol anche dire tornare a dire che cos'era l'inizio del freelance camp. Era, diciamo, un piccolo, piccolissimo. Chi c'era anche al primo
Lo Sghighis, sì, fantastico, ok. Dove davvero era il primissimo, Chiara, no? Il primissimo nucleo di persone che eravamo già in contatto in qualche modo. E si chiama, era insomma l'epoca dei bar camp, tant'è che l'abbiamo chiamato freelance camp e poi non ce ne sono rimasti molti altri, no? Nel senso che è un modello che poi negli anni è andato, insomma, come tutte le cose ci sono onde, no? Che tornando, insomma, metafore acquatiche, però davvero la possibilità più preziosa secondo me è quella di farne un formato aperto in cui chi dice, ah, localmente io so che qui c'è, no? Oppure tra le mie relazioni so che c'è qualcuno con cui mi troverai volentieri a discutere di temi che sono i temi dei freelance. E lo facciamo in un momento che non è necessariamente il momento, insomma, dell'incontro annuale o degli incontri annuali di qualcuno che lo organizza. Penso che sia la possibilità di far continuare a germogliare questo modello freelance camp, dove alla fine il valore è davvero mettere insieme una community e far vivere un confronto in una modalità che secondo me, ma già il fatto che oggi siamo così tanti penso che sia il segnale, no? Che è preziosa, perché uno dei, pensando a più e meno, no, dell'essere freelance, uno dei meno è che non hai intorno 50 persone, no, che sono la tua community, perché sono i tuoi colleghi tutti i giorni più o meno, e quindi riuscire a ricreare questo e permette secondo me sia di sedimentare sul territorio delle relazioni che sono magari così, che hanno solo bisogno dell'occasione per diventare qualcosa di più, magari una collaborazione professionale, e dall'altro lato insomma anche declinare modalità differenti. Ci sono argomenti che noi possiamo aver trattato, ma forse anche no, quindi anche insomma, penso sia il passaggio giusto in questo momento, cioè tornare a dire, ok, che cosa possiamo fare per far crescere a livello locale delle community e far, insomma, anche germogliare tutte le energie che ci sono. Quindi bello. E tornando al tema di prima, vabbè, figuriamoci, no? Mi chiedo anche poi come siano connesse le cose, perché questa nostra nuova normalità, che alla fine su tanto è insomma una nuova normalità, no? Che quello degli eventi meteo estremi, così come quello dell'essere flessibili e non pensare che una cosa debba durare all'infinito. È anche un bel allenamento, cioè come ci alleniamo tutto questo? Potrebbe essere il tema del prossimo freelance camp, perché come a parole ce l'abbiamo, no? Bisogna essere resilienti, bisogna essere, però poi quando ti tocca, cioè, è un'altra cosa, quindi cioè, metterlo in pratica è un'altra cosa, quindi potrebbe essere veramente anche un esercizio di inventarsi in modo diverso, che lo vedo sia sul format, no? Del freelance camp, che anche nella, insomma, in quello che poi è il nostro quotidiano, sia come professionisti che come abitanti di terre più o meno emerse, poi figurati, io da Venezia, infatti non dico niente perché se c'è qualcuno che va sotto, però ecco dai, quindi questo insomma, un po' pippone forse, però insomma vedo che c'è secondo me un tornare allo spirito per andare veramente avanti, e l'altro è un messaggio così che si collega con la prima parte, cioè comunque è anche un tema di evoluzione, evoluzione della specie, da tutti i punti di vista. Poi che dire, community locali sì, ce ne sono già, giusto? Cioè, ce ne sono già che hanno anche fatto... Sì, eravamo già partiti con il progetto dei freelance camp locali, ne abbiamo parlato varie volte, poi tutte le volte che ne abbiamo parlato è successo qualcosa, tipo un paio di lockdown, cose così. Esatto. Farlo in Toscana, quello di Roma è saltato perché doveva esserci in presenza, poi l'abbiamo tramutato in online il giorno prima, però siamo già in contatto, c'era un gruppo... Monza e Brianza che stava partendo, c'era il gruppo del Triveneto, quindi insomma sempre il gruppo Toscana che si è detto disponibile a farne anche un altro, quindi insomma le cose erano già iniziate, adesso possono continuare in mezzo, ormai lo facciamo in mezzo all'acqua, in mezzo al fuoco. Sì.
L'importante è comunque creare occasioni di ogni tipo per stare insieme, combattere il grande male del freelance, di sentirsi solo e abbandonato. Senza alcol. E soprattutto senza alcol. Venite in Romagna. Lara, ce le abbiamo anche oggi le stanzette alcoliche? Allora direi che è il momento di tuffarsi dentro le stanzette alcoliche. Prendiamo una mezz'oretta? Sì, dai, e poi ci rivediamo qua. Ciao! Un fake. Beh, sì, siamo gialli tutti e due. Ciao. Ciao. Ciao Jack. Ciao Jack. Ciao Jack. Deve sentire dall'auricolare. Ciao Jack. Ciao Jack. Ciao Jack. Ciao. Dai, e ora arriviamo, facciamo i freelance di domani. Le giovani generazioni. Giovani generazioni friends. Allora. Io sono molto contenta delle chiacchiere fatte nella stanzetta. Poi vabbè, ecco, una cosa che non ho detto prima e che mi è venuta in mente mentre ero nella stanzetta, come ogni anno, come Freelance Camp, faremo una donazione consistente a una causa benefit, e quest'anno direi che sappiamo tutti dove metteremo i nostri soldi. E poi vi rendiconteremo la cosa, naturalmente. Anche questo è un ritorno alle origini, perché il primo anno facciamo la donazione ai terremotati dell'Emilia. Insomma. Adesso però basta, ecco. Vogliamo aiutare delle cause lontane. Addirittura abbiamo l'esercizio di calligrafia di spottino, freelance, campo e fango. Questo lo mettiamo come cover della prossima newsletter, Paolo, ce la mandi? Ok, hey, ti mando la foto. Che bello. Bene, io raccoglierei un po' le fila delle cose che ci siamo raccontati. Davvero sono contenta che ci siamo visti e ci siamo parlati e ci siamo raccontati queste cose, anche se per molti, insomma, sono risaliti dei magoni dei giorni scorsi e magari qualcuno l'abbiamo anche fatto venire, ma va benissimo così. E non vedo l'ora che ci vediamo dal vivo a settembre e comunque in qualunque altra occasione capiti, tanto poi sappiamo, ci ritroviamo, siamo qua in giro. Sapete dove siamo. Silvia, per favore, il calendario dei prossimi Zoom Club. Smutati. Silvia, sei in muto, non ti sentiamo. Però ha detto cazzo. In realtà stavo muovendo solo la bocca, ma non stavo parlando. No, dicevo, il prossimo è il 22 giugno. Ci sono Pamela Nerattini e Fabiana Palù che ci parlano, aspetta che rileggo il titolo perché è lungo, come sta il tuo business, check up di metà anno per aggiustare il tiro, quindi è una cosa, diciamo, importante e utile a tutti. Poi c'è il 6 luglio Silvia Bevilacqua, YouTube che lavora per te, e il 31 agosto ci sarà Carlotta Cabiati, una delle nostre commercialiste preferite. Io le ho proposto una serie di temi, tantissime cose tutte insieme, adesso stiamo ancora
stiamo ancora definendo quale sarà il titolo, comunque insomma parleremo di forfettario, quindi vantaggi e svantaggi, cosa facciamo, se fare una ditta individuale o un libero la libera professione normale, e soprattutto una cosa che interessava è quando è che a un certo punto ti deve venire il dubbio che forse dovresti chiuderla questa partita IVA e andare a restituire le tue braccia all'agricoltura, non come freelance. Queste sono le cose che le ho chieste, quindi insomma adesso prenderanno forma. È il 31 agosto, l'ho detto? Ok. Poi a settembre c'è il campo dal vivo, dopo faremo il programma insieme per i mesi successivi. Bene, a questo punto direi che siamo anche, cioè, strepitosamente in orario, quindi ti abbiamo tenuto impegnati fino a mezzogiorno, sono le 11:56 e ci siamo detti più o meno tutte le cose importanti. Grazie, davvero grazie tantissimo e a presto. Ciao. Ciao a tutti. Grazie. Ciao, grazie. Ciao, grazie a voi. A tutte, grazie. Grazie.